Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo secondo appuntamento live molto combattuto, perché ci domandavamo quando, a che ora farlo. Stasera c'è la Champions League, mi rendo conto che molti di voi seguiranno il calcio e fate solo bene, non è il mio caso, quindi mi avete avvisato voi che c'era la Champions League e vi ho fatto una domanda. Vi ho chiesto a che ora lo facciamo, alle 18 o alle 21, alla fine il plebiscito ha deciso di farlo alle 21 e così sia, ma voi calciofili non vi preoccupate perché comunque questo live verrà in ogni caso ripostato su YouTube, quindi nessuno se lo perderà. Peggio per chi non c'è però, perché non potrà fare le domande e dovrà aspettare fino a venerdì. Allora, io come vedete oggi, visto che insomma le ultime volte che io speravo di fare il pump in diretta, l'all time high in diretta, qualsiasi cosa, non funzionava. E allora mi sono arreso, ho detto facciamo così, facciamo una bella lateralizzazione in diretta, veramente al massimo, più di così non si può, e vediamo come reagisce il mercato oggi. Da quando è on la live? Da circa 40 secondi, quindi sei arrivato esattamente al momento giusto. Adesso però a me è frizzato lo schermo, quindi devo ricaricare, spero che stia funzionando a voi, battete un colpo se vi va tutto bene, perché ultimamente qua mi sclera abbastanza Twitch, a volte non permette di vedere in diverse risoluzioni, stavolta neanche. Che tanto per cambiare e via. No ragazzi, non è una live sponsorizzata, in realtà magari mi sponsorizzasse Binance a quest'ora probabilmente non sarei neanche qui a fare live, ma semplicemente ero in pigiama, anzi in realtà mi sono appena finito il mio allenamento squallidissimo con gli elastici, ho fatto una doccia in 3 secondi, se mi vedete viola è per quello, e ho preso la prima felpa che mi è capitata. Questa me l'avevano regalata a uno degli eventi dei meetup che avevamo fatto un po' di anni fa, e la tengo, la uso insomma per gli scopi più disparati, tra i quali rimanere live con voi. Attenzione, adesso vediamo se lateralizzazione in diretta scatena il dump, sarebbe veramente il colmo. Oggi tra l'altro voglio provare una nuova funzionalità del plugin, quello delle shitcoin. Voglio provare a fare un airdrop, primo perché ve lo meritate, che siete i più affezionati, che stasera nonostante la Champions League siete qua a guardare me che faccio sproloqui davanti a grafici riguardo della moneta magica di internet, e quindi ve lo meritate, e soprattutto perché udite udite, questo venerdì, che è il Black Friday, per noi sarà il Brown Friday o lo Shit Friday, chiamiamolo come vogliamo, ma vi assicuro che al live di venerdì non potrete mancare, perché pioveranno shitcoin, ma non avete idea di quante ne pioveranno. Vi dico solo che probabilmente qualcuno di voi si beccherà già il premio, perché ho intenzione di fare una grandinata di shitcoin, e questo perché sono gasatissimo. In ogni caso, adesso tra poco lo proviamo, aspetto che entriate in un po', così insomma riempiamo questo live. Voglio arrivare almeno 200 anche oggi, perché ultimamente veramente spingiamo un sacco. Poi, che dire, fate tante domande, partecipate, perché gli altri modi per guadagnare shitcoin e ovviamente per rendere questi live memorabili sono proprio le vostre domande. Quindi dite ciò che vi passa per la mente, partecipate, perché questo live siete voi. Allora, incominciamo subito, parto dall'alto. Ciao, pronti? Grande Luke, ciao Luke, buonasera a tutti. Ma non è ancora iniziata, il mio ritardo ormai è un qualcosa di leggendario. E pronti scalpitanti in prima fila, gasatissimi, eccoci qua. Buonasera, buonasera Luke, ma quale Champions League? Noi seguiamo Luca, il campione del mondo cripto, che ultimamente sono riuscito a sfuggire per un pelo allo stop loss su Ethereum, e vediamo se adesso andiamo a prenderlo su Yearn Finance in cambio, perché ho fatto questa follia, ho aperto un'altra posizione su altcoins. Buonasera, tra poco ovviamente ne parliamo, perché i grafici ci sono sempre. Buonasera, già il tag mi ha steso. Buonasera, buonasera a tutti, spero che non laghi perché non fa cambiare la risoluzione, ahimè, ahimè, ahimè. Buonasera grande Luca, ciao a tutti, buonasera. Si lagga, vai, spingere, laggare. Bella la felpa di Binance, dove si prende? Non so se spero che rifacciano i meetup di Binance, perché erano veramente belli, e insomma adesso sicuramente in questo periodo no, per forza di cose non si possono fare, ma una volta che finirà questa storia spero che ci sarà
sarà di nuovo occasione di farli, perché airdroppavano appunto queste felpe e non solo. Bella la maglietta, quando quella di The Crypto Gateway, ma ci sto lavorando, sappilo, perché innanzitutto adesso tra poco cambierà il mio logo, ve lo dico così, e l'ho fatto fare ovviamente da una persona che lo fa di mestiere, non da me che sono super amateur, e quindi sarà un po' più professionale anche la grafica, e poi penseremo al resto. Bello aprire Twitch, ti parte la live della volta scorsa e io mi incazzo perché non mi fa scrivere in chat. Ecco, ottimo, grande Twitch. Buonasera a tutti, il mercoledì riesco a seguire in live, grandissimo. Eccoci qua, buonasera, ora sono in tempo reale, grande, è arrivata anche una donazione, qualcuno che stampa moneta, bravi, pompate l'inflazione così Bitcoin gode. Grazie mille a te che hai donato, grazie davvero. Il pump lo vediamo stanotte, ne sono sicuro all'89%, attenzione qua ci stiamo sbilanciando. Ho detto, ho già perso, era alle 18, no, non era alle 18 oggi. Hai visto che Poste Italiane ha twittato sulla blockchain, faranno un webinar del titolo Blockchain for Dummies, ma è vero, mi stai trollando? Sul serio questo, seriamente, adesso ci vado a vedere. Domanda, quanto dura un'entrata giusta? Può durare giorni? Intendi un trade? Ma guarda, non c'è una durata giusta, una durata sbagliata, dipende dalla finestra temporale che tu vuoi andare a seguire. Se è un trade ovviamente su un time frame di breve, parliamo 15 minuti, 30 minuti, di sicuro non ti durerà una settimana o un mese. Se è un trade sul giornaliero ti può tranquillamente durare anche una settimana o un mese. Dipende assolutamente dal time frame di riferimento. Ovviamente è una cosa che devi aver chiara all'inizio, prima di aprire la posizione e non lasciarla correre alla cieca. Poi ovviamente ci sono anche le posizioni di accumulazione che addirittura magari gestiscono, anziché lo stop loss, seguono un trend, in quel caso lì si può stare a mercato anche per anni teoricamente, dipende tutto da appunto come si imposta la posizione stessa. Io sento e vedo benissimo, avevo già checkato prima quando ve l'ho chiesto e mi fa molto piacere. Ma questa bellissima felpa è un regalo di CZ, ciao magari, tra l'altro non so se vi ricordate, per i follower di vecchia data, avevo addirittura, ero stato paparazzato appunto a uno di quei, cos'è questo? Per 500, cosa sono ste cose? No, questa è nuovissima anche per me. Cheered per 500, non lo so, io sono un nabbo di Twitch, certe cose non le so, però vi stavo dicendo che ero finito sul profilo Instagram di CZ perché mi aveva fatto la foto con un'altra maglietta che davano al meetup di Binance, che c'era scritto davanti HODLer, bellissima, il problema è che è tipo una 3XL, spessa così, ed è una roba, sembra un mantello di Batman, quindi l'ho messa poche volte purtroppo. Si sa che dormi con la felpa di Arthur, non bluffare. No, non so neanche se le fanno, magari mi manda il suo pigiama a righe da carcerato adesso, chi lo sa. Come si fa a fare staking di BTC avendoli su hardware wallet? È possibile? Grazie sempre dei tuoi contenuti. Guarda, ti dico la verità, è possibile, cioè BTC direttamente ovviamente no, non è possibile perché non esiste la DeFi sulla blockchain Bitcoin. È possibile se lo converti in WBTC, quindi se lo wrappi sulla blockchain Ethereum, e poi tramite il Ledger puoi interagire con tante applicazioni di DeFi, quindi banalmente Compound, che dà vabbè poco o niente su WBTC, ce ne sono altre come magari Uniswap oppure Balancer, i pool di liquidità insomma, ed è possibile appunto utilizzare WBTC direttamente dal Ledger tramite MetaMask di solito, però non ci sono particolari problemi, richiede un minimo di manualità perché bisogna appunto collegare il Ledger a MetaMask, collegare MetaMask a Uniswap, a Balancer, a SushiSwap, tutte quelle applicazioni lì, e poi ovviamente mettere a disposizione la liquidità. Quello è un modo per fare un po' di rendita su Bitcoin direttamente dal Ledger, non è purtroppo immediato, magari potremmo fare un piccolo tutorial, chi lo sa. Luca, ti sei venduto per il pigiamone di Binance, ma in realtà ce l'ho da 2 anni, tipo quando non ero ancora nessuno, non che adesso sia qualcuno, però ero ancora più nessuno di adesso. Ciao Luca, finalmente dopo tempo riesco ad essere live e non su post-tubo, grandissimo, grandissimo, mi fa veramente piacere, spero che saremo sempre di più in live perché i live sono un qualcosa di spaziale per me, mi piacciono tanto. Vado a prendere l'impermeabile per le shitcoin. Grandissimo, ci vorrà tra 5 minuti e airdroppiamo, vediamo adesso, tra l'altro magari faccio un flop clamoroso perché non sono capace di usare
il comando di airdrop, vediamo. Il giorno marrone, il Brown Friday, proprio lui, state attenti. Occhio allo stock to flow, non inflazionare troppo le shitcoin, mi raccomando. Ma le shitcoin hanno la miglior tokenomics di sempre, perché sono completamente centralizzate, perché decido io quante darne, quante toglierne e a chi darne, e hanno supply infinita. Quindi pensate, anche se valgono un centesimo l'una, la market cap è comunque infinita, quindi è comunque al primo posto di coin market cap, è la coin perfetta, niente da dire. A proposito di shitcoin, ma Curve secondo te riparte? Andiamo a vedere Curve. Dunque, CRV aveva fatto un colpo di reni, Curve, ma tolto, no, CRV BTC, TAC. No, colpo di reni che però si è esaurito abbastanza in fretta. Dunque, Curve c'ha una bella resistenza sulla fronte da andare a rompere, che è molto molto dura. Faccio un piccolo preambolo prima di analizzare in due parole il grafico, che si analizza da solo in pratica. Ma Curve fa parte di quella categoria di coin che sono le coin farmabili e hanno un piccolo difetto, ovvero che appunto sono farmabili. In quanto tali, farmandole la gente le dampa in continuazione. Era quello che è successo tutto il tempo con Uniswap, con SushiSwap, con Curve per l'appunto, e con tutte quelle altre che appunto si può farmare. Spesso vengono farmate unicamente per essere vendute pressoché subito, e quindi in sostanza sono in una price discovery costante, perché c'è un flusso di offerta che continua a bombardare e c'è una price discovery inversa, no? Perché price discovery siamo abituati a pensare quando un asset cresce, sale sopra i massimi, e c'è da capire la domanda dove si assesta. Ecco, in questo caso c'è da capire l'offerta dove si assesta. SushiSwap ad esempio recentemente ha cambiato un po' le politiche al fine proprio di limitare l'offerta e bloccando alcuni sushi che vengono dati in reward, dando le reward in DAI. Insomma, ci sono un po' di meccanismi atti proprio a limitare questo flusso di offerta, che altrimenti dà delle legnate pazzesche al prezzo della coin. Purtroppo Curve, ecco, pecca un po' di questo. Tuttavia, analizzando meramente il grafico, possiamo vedere che abbiamo questo pool di offerta qua, che possiamo andare anche volendo a sovrapporre con questo cluster di prezzo passato, e formano in sostanza la resistenza da rompere se vogliamo quantomeno fare un piccolo costrutto di bottom, così tac tac tac, non proprio così, magari così se lo vogliamo fare da manuale, e così via. Poi abbiamo un altro clusterino qui che fungerebbe da resistenza prossima, quindi una volta rotto qua ci potrebbe essere un setup, supponendo che già da qui inizia a rompere, su retest, stop loss qua sotto, take profit qua, con rischio rendimento 1, uno schifo di setup che però potrebbe essere reso un pelino più aggressivo magari spostando lo stop loss un po' più in alto, vediamo. Anche perché mi aspetto che comunque queste altcoin di piccola taglia, tra virgolette, nel senso sono altcoin relativamente poco capitalizzate, se inizia a spingere in uptrend mi aspetto che comunque un po' di capitale ci fluirà, vista la tendenza degli ultimi giorni, che senza nulla togliere alle mie di shitcoin, che sono shitcoin con la S maiuscola, vedono il pump di qualsiasi tipo di shitcoin. È pompato Ripple, è pompato Stellar, sta pompando Zillica, è pompato, non lo so, BAT, qualsiasi coin random è pompata veramente alla grande. E la dominance di Bitcoin ha iniziato a subire un attimino di ritracciamento, cioè un attimino, a voglia. Però ecco, c'è da stare attenti e non farsi troppo ingannare da questo grafico, perché come mai è stato così drammatico il drop della dominance? Perché è pompato Ethereum ed è pompato Ripple, che sono due altcoin estremamente capitalizzate, quindi un pump loro ovviamente non è come un pump di Curve di pari entità, perché Curve è capitalizzata un decimo di Ethereum e di Ripple, quindi il pump di queste ultime due, in particolare di Ripple, che ha fatto un per due praticamente, hanno fatto da sole questo drop della dominance. In ogni caso, ha triggerato la mia regola per l'esposizione in altcoin, aprendomi un po' di più le porte. Quindi oltre Ethereum ho deciso di espormi in New York Finance, e tra poco ne parliamo, come sta andando, così così, insomma siamo sempre lì, vediamo. Comunque non è una posizione insomma di troppo aggressiva, troppo di breve, lo stop loss è abbastanza largo, tra poco la vediamo. Adesso dunque facciamo un airdroppino, che ne dite? Proviamo, vediamo come va a finire, non impazzite contro di me se va a finire
finire male, devo addirittura mettere un URL di un'immagine. Io ho cercato l'emoji della cacca per rimanere ovviamente a tema. Allora, vediamo come funziona. Start giveaway, vediamo, 30 shitcoin per i fedelissimi di stasera. Allora, dovrebbe essere che, ecco, dovete cliccare sul logo in basso a destra dove andate a vedere le shitcoin e cliccare join giveaway. 30 shitcoin per i fedelissimi di stasera, enter giveaway, tac, fatelo, mi raccomando, perché tra 5 minuti io chiudo le partecipazioni e andiamo a estrarre il vincitore che si becca 30 shitcoin, quindi apri l'ombrello, mi raccomando. Allora, benissimo, mentre il giveaway va avanti, vi avviso che questo venerdì sarà un giveaway unico, ma non 30, 100 alla volta, una roba da veramente incredibile, non ho parole per definirla. E allora, triplichiamo la capitalizzazione di mercato delle shitcoin. Allora, dove siamo arrivati con le domande? Eccoci qua, le shitcoin hanno una forma di governance, sì, è una CAO, cioè una DAO ma centralizzata, perché decido tutto io, questa è la governance delle shitcoin. Top live da casa quest'oggi invece che dall'auto, grande, perché siamo alle 21. Ciao Luca, ma lo stake di Farm che oscilla percentuali mostruose come fa ad esistere? Grazie. Cos'è Farm? Sai che non la conosco? Mi sa che è una di quelle nuove DeFi che non conosco granché, non saprei proprio. Finalmente mi becco la mia prima live, di solito ti vedo su YouTube, e benvenuto live allora, spero che apprezzerai. Buonasera a tutti, grandissimi. Evviva Airdrop, grandissimi. Sushi ha avuto un paio di giorni di crescita motivata, quindi affidabile o destinata a morire? Ma guarda, destinata a morire no, ma non per il grafico, perché effettivamente il grafico uno può dire, ma non è un bel grafico effettivamente, però il progetto a me piace. Poi sono consapevole che è un progetto verso cui molti provano risentimento, perché c'è dietro Sam, quello, il famoso Sam di Alameda Research, di FTX, e che ormai ha le mani in pasto ovunque, sto qui ormai ha fatto una palata di soldi, ma io tendo a seguirlo per quello, perché mi rendo conto che non è la persona più etica del mondo, ma alla fine se uno vuole fare dell'etica non credo che speculi sulle cripto. E in ogni caso non è che si è comportato in maniera proprio trasparentissima e pulitissima all'inizio del famoso passaggio di consegna tra Chef Nomi e lui, che non si è capito granché cosa sia successo, e qualcuno diceva uno scam, non è uno scam. Fatto sta che insomma hanno continuato a sviluppare un prodotto che tutto sommato allo stadio attuale funziona, ha liquidità e ha degli incentivi interessanti. Io mi limito a questo, non voglio giudicare le persone, non voglio dire ha fatto bene, ha fatto male. Io da investitore, da speculatore, mi limito banalmente a dire questo modello mi piace, non mi piace, funziona, non funziona, lo uso, non lo uso, banalmente. E quindi io vi dico la verità, credo che a fine mese andrò a spostare un po' di fondi in liquidity mining proprio su SushiSwap. Adesso devo ancora bene valutare, perché insomma è un mese abbastanza corposo dal punto di vista del ribilanciamento di portafoglio, c'è da vedere un po' come gestire alcune cose a fine mese, per l'appunto. Vedremo, comunque vi condividerò tutto come sempre. Detto questo, SushiSwap è interessante visto soprattutto i prossimi step che hanno intenzione di fare. L'implementazione, oltre alle cose che ho detto prima, del margin trading su SushiSwap, si chiama, non mi ricordo il nome, ha dei nomi giapponesi. Poi volevano fare un'assicurazione contro la impermanent loss basata sulle opzioni, che è una bomba anche quella, e poi una sorta di launchpad, quindi per fare le IO su SushiSwap, anche quella è un'implementazione futura. Io credo che ne sentiremo ancora parlare, insomma, detto tra noi. Allora, continuiamo. Dove siamo arrivati? Ciao Luke, per curiosità, ci dici le tue puntate di CoinMarketCap sul raggiungimento dei 20k? No, non si dice, è un segreto, è un segreto. Allora, vi dico solo questo. Ho fatto una puntata poco popolare, ecco, quindi non domani, dopodomani, tra una settimana, è un po' poco popolare la mia puntata, perché tanto ho detto tutti avranno puntato in questi giorni, facciamo quelli diversi. Allora, ciao Luke, buonasera. Luke, li hai messi in stake gli FTT? Oh yes, assolutamente, ma io ce li avevo già in stake, perché in realtà lo staking degli FTT per farmare i token Serum è già da mo' che attivo, cioè
prima in realtà forse non erano da stakeare, erano banalmente da detenere su FTX, però adesso appunto c'è da fare lo stake per ottenere i serum, quindi in sostanza in base al numero di FTT che uno ha stakeato su FTX, sostanzialmente tu ogni settimana ricevi un airdrop di serum, dei token SRM. Al tempo era, se non erro, con ogni 500 FTT ti airdroppavano 2 SRM, una roba del genere. E adesso hanno aggiunto delle altre cose sullo staking di FTT, aspettate che se riesco ve lo prendo, set staking FTT, che erano la riduzione delle, eccolo qua, la riduzione delle fee. Dove è finito? No, mi doxo, se ve lo faccio vedere mi doxo, cioè mi sono loggato, aspettate che se faccio il logout mi sa che non fa più vedere un tubazzo. Beh, ve lo leggo senza farvelo vedere. Allora, staking dell'FTT dà i seguenti benefit: il referral rate che aumenta, vabbè, frega niente, anche perché aumenta tipo del 2%, il rebate sulle maker fee, ecco, se avete in staking 25 FTT avete lo 0,0005 di rebate sulle maker fee, quindi sui limit order. Frega molto poco. Il numero di voti bonus, quindi sulla possibilità di andare a votare per le nuove coin listate su FTX e così via. E increased airdrop rewards, eccolo. Questo, ci sono più airdrop di SRM, quindi in sostanza 25, c'è il 2,5% di airdrop in più. Però, dove sono le regole dell'airdrop di... Dov'è? Aspettate che lo troviamo. L'airdrop di Serum ve lo volevo far vedere, però non lo trovo. Airdrop SRM FTT. Abbiate pazienza, adesso vi giro qualcosa anche a voi. Eccolo qua. Questo è lo stato precedente dell'airdrop di su FTX ed è stato aggiornato da 2 giorni. Bene, quindi secondo me ci sono le novità. Eccolo, esatto. Sostanzialmente, gli utenti che holdano 500 FTT o più sbloccati su FTX, che secondo me adesso vale per lo staking, e verranno airdroppati 3 SRM bloccati, ok? E basta, tutto lì, sostanza. Se per ogni 500 FTT che si hanno vengono airdroppati 3 SRM. Penso che sia ancora così, più magari la percentuale aggiunta, non lo so. Io sapevo questo ed è stato sempre così per me, quindi non saprei che altro. Se avete qualcosa da aggiungere ditemelo, perché magari mi sono perso qualcosa, ma io sapevo che gli ultimi cambiamenti per lo staking degli FTT riguardavano soltanto in particolare il cambiamento delle fee, quindi nulla di troppo interessante. Allora, ritorniamo a noi, chiudo un attimo un po' di pagine perché mi sto facendo un casino pazzesco. Ok, allora, appena finita la cena, bravo, ottima mossa a venire qua subito così ti digeriamo immediatamente. Allora, dov'è? Ho aperto anch'io la posizione su Yum Finance, ma mi sto già facendo shitcoin nei pantaloni. No, dai, perché? Perché è ancora presto? Perché non devi essere così apprensivo? Ciao Luca, volevo segnalarti DLive, una piattaforma streaming molto simile a Twitch. La piattaforma in questione si lega alle cripto, in particolare a BTT. Oggi ho messo in staking dei BTT al 25% APY, interessante. Sia gli streamer che gli utenti guadagnano dividendi basati su donazioni. Il funzionamento è un po' complesso, ma tu ne verresti a capo in poco tempo. Spero possa essere una buona dritta. Guarda, io ti ringrazio e ti omaggio anche di qualche shitcoin che ti meriti tutta. Ti dico la verità, conoscevo già la piattaforma, ma non in maniera tecnica, cioè l'avevo sentita nominare. 5 shitcoin non te le toglie nessuno, in ogni caso, e andrò anche ad approfondirla. Adesso terminiamo il giveaway e poi andiamo a dare un'occhiata ai grafici e poi torno alle vostre domande. End giveaway, vediamo che cosa succede, vediamo che cosa è successo, avete visto qualcosa? Click here to see the winner. View winner, vediamolo il winner, chi è? C'è la ruota che gira, attenzione, la state vedendo anche voi?
Attenzione, quando ci parli di Bitpanda, domani non perdere. Serbi 89, grandissimo, 30 shitcoin, tutte tue. Se ci sei, batti un colpo, di sono gasato perché hai vinto un sacco di shitcoin. E non aspettate venerdì perché, cioè, aspettate venerdì, o meglio, perché sarà un delirio di shitcoin. 30, patatac, via. Benissimo, possiamo continuare e possiamo andare avanti con gasatissimo, grande, complimenti per la vittoria. Non si vede nessuna ruota, ma perché non hai cliccato forse? Dovevi cliccare? Non lo so, vediamo. Cioè, ci sono sti plugin che ogni tanto vanno, ogni tanto no. Allora, dunque, andiamo avanti. Grafici. Allora, partiamo da Bitcoin che in realtà si sta comportando come di rigore, come nelle ultime volte, ovvero in FOMO mode alla grande. Per quale motivo? Perché sostanzialmente rompe resistenze, ritesta supporti, non ne perde di supporti e quindi la struttura è quella da FOMO. Neanche bullish, perché bullish permette comunque la perdita di supporti, a patto che ovviamente non si esaurisca il bias bullish, ma in questo caso abbiamo veramente la FOMO perché non esiste ritracciamento, quindi è la fase più bullish in assoluto. E a parte magari adesso che con lateralizzazione in diretta scateniamo il dump, ma per il momento, come potete ben vedere, tutte le zone di liquidità che nascono come liquidità in offerta vengono clamorosamente rotte e diventano di domanda. Quindi è un andamento quasi da manuale, break retest, e adesso stiamo facendo un po' più di fatica. Come dicevamo anche negli scorsi live, vi ricordate, c'erano un po' di segni di sell off, c'erano le prime svendite, ma non c'è da stupirsene perché, caspita, stiamo sfidando la resistenza più forte in assoluto, il massimo storico. E se non c'è resistenza qui, ragazzi, cioè io non so veramente dove diamine può arrivare una resistenza. Ormai sembra che nulla possa fermare Bitcoin, almeno il massimo storico un minimo lo ostacolerà, chi lo può mai sapere. Comunque, come mai ho evidenziato in rosso tutta questa zona e parte da 19.288? Perché io di solito i livelli chiave più importanti li vado innanzitutto a cercare sul time frame settimanale, quindi la settimana tra l'11 e il 18 dicembre 2017 abbiamo chiuso la candela settimanale, quella dell'11, al livello 19.288, giù di lì, insomma, non è ovviamente un numero esatto. Sopra c'è la shadow che arriva fino a 20k, i famigerati 20k, e quindi questa in sostanza è la zona di top. La proiettiamo in avanti e creiamo un pool di offerta mai testato, quindi adesso è la prima volta che ci abbiamo a che fare. Abbiamo dato una zuccatina adesso e non siamo riusciti a fare granché, però è il primo approccio, quindi bisogna fare ancora effettivamente il movimento in sé. Adesso cosa dobbiamo stare a vedere, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, sicuramente, eccolo, visto, occhio, che oggi exit long, boh, i miei bot impazziscono. Vediamo cosa caspita succede. Stavo dicendo che bisogna stare attenti a due cose. La prima è un'eventuale reazione di nuovo con questi massimi, quindi andare a assorbire completamente questo pool di offerta, che sarebbe ovviamente lo scenario bullish che scatenerebbe della gran turbolenza. Poi qua sotto invece abbiamo il nostro pool di domanda più vicino, un supportino, il supporto più recente possiamo dire, che si è formato su time frame giornaliero, per l'appunto, pool di domanda che origina da queste shadows e in sostanza sostiene il movimento, ha sostenuto questo swing, dicesi swing appunto un movimento con un massimo e un minimo, quindi un movimento compiuto, e si è creata appunto questa zona di domanda. C'è anche un supporto ancora più in alto volendo, però un supporto molto molto vicino, recente, poco significativo a mio parere, perché è veramente poco sopra quest'altro, e quindi non lo so, considerarli come due livelli diversi per andare a leggere una struttura forse è un po', non so, poco opportuno, mio parere. Quindi in sostanza questo supporto, che diventa il nostro livello più importante da tenere sotto controllo, fa dipendere da lui un inizio di inversione della tendenza, inteso non come che adesso poi crolliamo, andiamo a finire chissà dove, ma inteso come
come che per la prima volta accade che un low viene perso un supporto, cosa che non si vede da lontano 1400, no, da quando è che non si vede? Dalla lateralizzazione di settembre, quindi da prima dell'inizio, eccolo qua. Questo è l'ultimo supporto significativo che abbiamo perso, qua, tac. Vi ricordate il discorso che avevamo fatto, che io volevo entrare sul reclaim, che era il setup da manuale? Non l'ho fatto e mi mangio le mani, le braccia, i gomiti, le spalle e pure la testa di bronzo, già che ci sono, e perché è troppo bello se ti fa sempre il breakout e retest, insomma, guardate come si è preso gioco di me, perché il setup di solito di breakout io sul retest lo faccio partire al top della shadow prima del breakout e la sfiorata, ma non mi aveva neanche fillato l'ordine, neanche quella piccola parte che era lì. Vabbè, non ricordiamoci che è meglio. Tuttavia, da lì in poi, come vedete, non c'è mai stata la perdita di un supporto. Questa è una galoppata pazzesca che estende veramente tanto il movimento e lo espone ai rischi che conseguono all'iperestensione. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione. L'inizio, la perdita confermata di un supporto, quindi innanzitutto la perdita di questa area 18.400 e bottom 18.050, quindi questa zona qua, la sua perdita e eventualmente un flip supporto-resistenza andrebbero, secondo me, a incentivare un po' di svendita, quindi a far ritornare in campo l'offerta. E per questo bisogna starci attenti, perché in quel caso lì, insomma, è un po', non è proprio il massimo dal punto di vista del classico buy the dip, potrebbe non funzionare più per un po', quindi bisogna seguire il movimento di ritracciamento. Al contrario, ve l'ho detto, se rompiamo i massimi, continuiamo l'estensione, chi più ne ha più ne metta, vediamo che accadrà, anche perché bisogna stare attenti che non basta che arriviamo qui e allora boh, tutti long e via, perché c'è un rischio gigante di falso breakout qua. Io in realtà lo scenario a cui avevo dato maggior probabilità era proprio quello, perché di solito quando c'è un livello evidente e tutti si aspettano una qualche cosa, succede qualcosa di diverso. Il mercato è fatto così, no? Cerca sempre di infliggere il maggior danno alla maggioranza delle persone, del capitale in realtà. Di solito il mercato fa questo. E quindi se tutti si aspettano, rompi i massimi, pompa, cosa fa? Rompi i massimi, magari pompa un po' e il giorno stesso ti va di nuovo a dampare sotto i massimi con una cascata di sell-off, liquidazioni e via dicendo, anche perché io non oso immaginare quanti stop buy ci sono qui sopra di gente che non aspetta altro che il superamento, il varco della soglia dei 20.000 per entrare long con magari un trailing stop stretto o qualcosa di questo tipo e dire boh, io cavalco il pump e così via. Ma voi immaginatevi quando questi trailing stop iniziano a cadere a cascata assieme alle leve 100 per, assieme a tutti i pazzi furiosi che ci entreranno dentro, si vedranno volumi enormi e sicuramente una turbolenza fuori dal comune, ci sarà da ridere, insomma. E niente, e questa è la situazione su Bitcoin, insomma. Andiamo a vedere adesso le altre coin che sto seguendo. Quindi abbiamo da un lato Ethereum, sulla quale ho aperta la mia posizione da tempo e volevo fare un po' di compounding addirittura, perché allora, vabbè, io ho aperto la posizione in questa area verde, lo stop loss è sotto gli 0.026 e ho fatto un primo take profit da queste parti in zona 0.0316, in realtà un po' più giù di lì perché l'ho fatto a mano. Poi cos'è successo? È andato, guardate anche qui la precisione chirurgica, Ethereum è, cioè, si muove bene rispetto ai livelli chiave, è andato a prendere proprio questo livello qui, 0.0335, che era quello che avevamo delineato da tempo e ci aveva fatto, se vi ricordate, se avete seguito tutta la mia posizione anche storica su Ethereum, mi aveva fatto uscire da Ethereum perché si era formato il cluster intermedio qua, un range su time frame settimanale,
Poi era stato perso, chiusura fuori, un'altra settimana aveva chiuso fuori, ha detto io ciao me ne vado e avevo chiuso la posizione stessa, in realtà una parte, la restante parte l'avevo chiusa poi sotto a questo livello di supporto storico, perché si parla sempre di livelli presi su questo time frame. E poi siamo andati ad aspettarlo qua giù su quest'altro supporto e adesso c'è un po' da vedere come si comporta. Allora, fermo restando che questa candela settimanale è bruttina, però vedendo la price action sul giornaliero, in particolare il formarsi di questo pool che era il pool di offerta, ricordate, è stato completamente assorbito, adesso lo stiamo per retestare, io andrei a prendere posizione in questa maniera, quindi entrando sul pool stesso, stop loss qua sotto questa shadow in zona 0.0288 e il take profit nuovamente qua. Questa è una posizione speculativa, attenzione, non è una posizione trend follower, non è niente di che, è speculativa, perché come vedete abbiamo un take profit che addirittura è minore del high precedente, quindi non cerco neanche di seguire un trend crescente. Però mi fa gola un po' questa posizione, una parte di profitto l'ho già alloccato, quindi sono già contento della posizione su Ethereum, però visto che sta seguendo questo scenario, mi piace l'idea di andare a prenderlo se arriva lì, quindi vediamo, stay tuned. Poi abbiamo il nostro Yearn, che eccolo che dampa. Allora, in sostanza io sono entrato oggi o ieri, non ricordo, no, oggi mi sa. Sì, forse oggi. Sì, che ho pubblicato anche su Telegram il post. Ecco, in quel momento lì avevo aperto la posizione. L'avevo aperta ieri e mi è stata fillata oggi, mi sa. In ogni caso, la posizione, come vedete, è ampia ai massimi, perché abbiamo l'entry che si posiziona esattamente in questo pool che è flippato. Vedete, pool che arriva da qua con respinta vigorosa, è flippato, è stato già ritestato un po' di volte. Quindi qualcuno mi dice, ma non è così forte allora il pool, è stato già assorbito. Può essere, è uno dei rischi del mestiere. Effettivamente non è il primo test che è il più forte, di solito l'ideale era andarlo a prendere qui, però vabbè, non è accaduto. In ogni caso, vabbè, lo sono andato a prendere nel test di oggi. Poi lo stop loss lo sono andato a mettere sotto, vedete, questo costruttino qua precedente che include uno swing low con respinta forte, engulfing bullish e via prosecuzione, più un pool di domanda qui sulle candele precedenti. Questa è un po' la situazione. Lo stop loss è lì sotto, molto ampio, ve l'ho detto. Take profit in corrispondenza invece di questa candela cluster, che fa anche da, vedete, sostegno qua storicamente. Non lo so, magari qualche significato ce l'ha. In ogni caso, il rapporto rischio-rendimento non è un granché, è 1.7 e lo stop loss è molto largo, quindi è una posizione così, che probabilmente starà aperta per lungo tempo. Stiamo a vedere se va in stop loss, pace. Non lo so, la mia scimmia di speculare mi ha detto dai, apri posizione su Yearn, anche perché l'ho missata qualche giorno fa. E allora un po' anche il desiderio di rivalsa, no? Io che dico sempre le emozioni, non lasciateli farsi spazio dentro di voi, alla fine anche dentro di me se lo fanno sempre. Un'ultima cosa che vi volevo dire prima di tornare alle vostre domande è quello che è accaduto oggi su BlockFi. Perché dunque molti di voi mi hanno scritto e poi allora ho controllato per curiosità, perché mi dicevate non riesco ad accedere a BlockFi, c'è BlockFi down, che succede, che succede? Quello che è successo è che sostanzialmente c'è stato un disservizio di AWS, di Amazon Web Services, che è un provider di servizi di cloud computing, che viene utilizzato da mezzo mondo, credo, e quindi in particolare il sistema di autenticazione, diceva il nostro amico Liquidator, che è uno che la sa di queste cose, grazie per la dritta a proposito, e diceva che appunto il servizio relativo all'autenticazione era quello che dava problemi e quindi non ci si riusciva a loggare. Effettivamente neanch'io ci riuscivo, adesso non so se è ripartito oppure no, però potete seguire sul loro Twitter l'andamento della problematica, che penso, spero, si risolverà molto in fretta. Tra l'altro hanno aggiunto la possibilità di mandare l'ACH, che cos'è il bonifico, non lo so, però mi sa solo in dollari, solo per gli utenti americani, perché ho detto caspita, si può depositare fiat già, wow, e in realtà però secondo me non ancora, per noi italiani non ancora, vediamo. Comunque niente,
ovviamente seguitemi anche su Telegram, che vi darò gli aggiornamenti anche su BlockFi. A tal proposito, io adesso non voglio andare a creare dell'allarmismo, però volevo, vediamo se ritrovo l'articolo in questione, farvi vedere che ci sono state un po' di problematiche. Dunque, vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua, vediamo. Avevo visto che c'erano stati un po' di hack causati dal fatto che era stato attaccato GoDaddy, che è un provider. Sto andando a cercare dalla cronologia la pagina l'articolo proprio preciso che volevo condividere con voi, che in sostanza è stato hackerato GoDaddy, che è un provider di servizi di DNS, quindi il domain name service, il nome del dominio stesso, e gli attaccanti hanno girato in sostanza il traffico sui loro server tramite una manomissione del DNS. Adesso se ve lo trovo. E la cosa che avevo letto, che mi aveva un pelino lasciato così, era che erano stati attaccati, adesso ve lo trovo perché la sto scorrendo tutta, se mi vedete un po' intermittente è per questo. Eccolo qua, l'ho trovato, tac, lo sapevo. Allora ve lo giro subito, così lo vediamo insieme. Erano stati attaccati allora Liquid, l'exchange che vi avevo detto, no? Aveva anche rilasciato un incident report, quindi aveva pubblicato il fatto che erano stati rubati i dati degli utenti, in sostanza, inclusi forse, non ho mai capito se sì o no, i KYC. E anche NiceHash, vedete, è stato attaccato e gli hanno cambiato, gli hanno ridiretto il traffico, avevano ridiretto addirittura il mining pool dando i fondi a loro, quindi. E poi, attenzione, era stato, si dice che sia stato attaccato Wirex, guardate, cioè sta scritto qua, vi lascio il link tra poco all'articolo, e Celsius Network anche. Vi ricordate che Celsius Network un po' di tempo fa ha fatto la manutenzione del DNS? Non si è capito granché. Ecco, apparentemente, secondo i risultati di queste indagini, sono stati attaccati anche loro. Mi auguro che, visto che non hanno comunque rilasciato nulla, non abbiano subito perdite di informazioni né di dati. Però, insomma, è una cosa che sta capitando un po' molto spesso, quindi io vi lascio il link a questo articolo, che è un articolo comunque da una testata affidabile, e basta, e lascio a voi insomma qualsiasi eventuale riflessione. Ritorno subito da voi, quindi andate giù di domande, perché ci sono ancora una ventina di minuti. Buonasera Luca, cosa ne pensi di investire nelle altcoin in forte crescita in questo momento per poi investire il ricavo nel BTC? Grazie mille, ti seguo sempre. Allora, io ti dico questo, ti dico come mai, cioè investire in altcoin per il ricavo già fai troppi nessi di causalità, ovvero tu presumi che l'altcoin salirà. E se tu ci perdi, cosa succede? E poi investire il ricavo in BTC è un controsenso, perché tu non stai investendo ma speculando in realtà. Quindi il mio consiglio è di fare una cosa del genere se e solo se sai fare trading, perché effettivamente è un trade. Tu devi avere un setup, devi avere un trade sul grafico che ti funziona per questo, quello che tu vuoi fare, quindi un setup long perché le altcoin sono in crescita, e sapere dove mettere lo stop loss, il take profit e così via, e allora avere chiara l'idea ci può stare. Ma se solo perché un altcoin sta salendo, che ne so, tu vedi Ripple che pompa, Stellar che pompa, dici beh dai, io ne compro un po', dopo domani avrà pompato ancora, e risposto su Bitcoin, non funziona proprio così, perché stai dicendo sa, proviamoci, o la va o la spacca, e potrebbe non andare. Ecco, quindi attenzione a questo. Confermo ora che BlockFi funziona e hanno aggiunto USD come fa nexo con gli euro. Grazie Joe. E il fatto è che appunto noi italiani siamo probabilmente ancora fuori, perché l'euro non c'è, come mi aveva detto Shane tra l'altro nell'intervista. Se dovesse superare i 20k, quale potrebbe essere un buon punto per prendere guadagno e spostarla in stable aspettando un dump? Bella domanda anche questa, non ne ho la più pallida idea. Si potrebbe giocare con l'estensione di Fibonacci, ma ripeto, giocare, proviamo a giocarci. Allora andiamo a fibonacciare al contrario, io di solito faccio così, uso il ritracciamento e lo metto al contrario,
Da qui al bottom dell'impulso, quindi boh, lo facciamo partire da qua, sì, dai, perché sennò finisce chissà dove, shadow to shadow, e andiamo a vedere dov'è il primo livello, 25.603. Ragazzi, ripeto, è un gioco, è guai a chi mi prende sul serio. Però effettivamente, insomma, se Fibonaccio ha ragione, questo potrebbe essere un primo livello di resistenza in Price Discovery. Ripeto, don't try this at home. Non è un consiglio finanziario, eccetera, eccetera, eccetera. Torno da voi. Allora, tutti questi atti di hacking mettono paura, un po' anche a me. Conviene davvero tenersi i propri fondi su Ledger e o Paperwallet. Guarda, Gabriele, se uno vuole essere sicuro, quello è l'unico modo. Non mettere i fondi sugli exchange. Se li si ha sull'exchange, mettere tutti i livelli di sicurezza possibili, l'autenticazione a due fattori è un must, usare solo gli exchange più affidabili, chiaramente, e soprattutto evitare come la peste l'autenticazione a due fattori via SMS, che è assolutamente hackerabile. Mi raccomando, quella è proprio l'ABC della sicurezza. Poi, ovvio, tra tenerli su un exchange anche a massima sicurezza e tenerli su Ledger c'è un abisso. È vero, qualcuno può dire sì, ma se li tengo su Ledger non ci faccio niente perché non posso metterli a rendita, non posso fare trading. Avete ragione, io per primo, infatti, parte delle coin le tengo sulle piattaforme perché comunque se no è limitante. Però livello sicurezza non c'è niente da dire, il massimo che si può fare è tenerli sul proprio hardware wallet. Luke, dal mese prossimo in poi ti darò il mio Twitch Prime, grazie di cuore, numero uno, ricordo a tutti coloro che vogliono contribuire, insomma, a questa community che se avete Amazon Prime potete tramite Twitch Prime andare ad abbonarvi al mio canale gratuitamente, però lo dovete fare ogni mese perché non c'è il rinnovo automatico. La cosa figa però è che compare Carlos Matos che urla BitConnect e quindi ne vale la pena. Allora, dove siamo? Possibile che servano 8 euro per prelevare 30 euro in BTC da Binance? Purtroppo, eccolo Carlos, grandissimo. Purtroppo sì, perché la fee è sempre quella, a prescindere da quanto tu ritiri, ahimè. Rapina, sì, effettivamente sì. Che gioco è F1 Delta Time? Se non erro, è un NFT, un qualcosa che ha a che fare con gli NFT legato alla Formula 1. Ci vado a dare un'occhiata volante per vedere se è proprio lui. È proprio lui, perché ne avevo parlato anche nel mio video. In sostanza, c'è anche lo staking, tra l'altro, carino. È un ecosistema NFT legato alla Formula 1, ma con la licenza cioè dell'ente che regola la Formula 1, non so come si chiama, però appunto è ufficiale, ecco. Allora, dove siamo? Grande Pietro! Ciao, un saluto a Pietro Michelangeli che si è palesato. Ciao, se sei davvero tu, penso di sì. Un saluto e a presto. Ma credo sia errato usare la Binance Chain. Ecco, esatto, bravo. BEP 0,02 euro. Non fatevi ingolosire dal fatto che su BEP2 il prelievo costa meno, perché se poi voi lo andate a spostare sul Ledger rischiate di perdere i fondi perché non lo state mandando alla Binance Chain. Quindi selezionate BEP2 o BSC soltanto se state spostando i fondi verso un address della Binance Chain, altrimenti li perdete. Non fatelo. Non fatevi tentare. Dove siamo? Dove siamo? Luca, hai missato la mia domanda. Ho detto cosa ne pensi se lo conosci di FOAM, Proof of Location. Secondo me è un bel progetto. Purtroppo non lo conosco, ma me lo segno. Proof of Location, interessante. Cioè, in cosa consiste? Dai, riassumimelo in due parole, che sono curioso. Luca, un consiglio su Ripple. Sono in attesa del fork che credo abbia favorito non poco il pump. Sì, il famoso Spark. Vendere il giorno prima del fork e del probabile dump o il giorno dopo, puntando così a prendere Spark, grazie. Guarda, è una domanda alla quale non ti so assolutamente rispondere perché, che dire, sicuramente Ripple un po' damperà nel momento del fork, però non si può prevedere l'andamento di Spark, quindi enter long, bene, via che i bot impazziscono. Vediamo un po' come andrà. E dicevo che appunto non si può prevedere, quindi non ti so rispondere. Magari fai una via di mezzo, vendi una parte.
Potrebbe essere un'idea. Vorrei acquistare un Ledger con il 40%, buona idea. Possiedo solamente BTC e Ether. Serve a qualche cosa acquistare il Ledger X? Non basta l'S? Guarda, basta assolutamente l'S. Tu fatti la domanda. Mi servono le cose in più, quindi la maggior memoria, quindi poter tenere più app installate, oppure la connettività Bluetooth, o non te ne frega niente? Se non te ne frega niente, prendi tranquillamente l'S. L'hai detto stop loss a 25k, grazie del consiglio finanziario. Not financial advice, l'altro hashtag enorme che metterò adesso d'ora in poi assieme alla lateralizzazione in diretta. Mettendoli su exchange però in rendite passive, dici bene, esatto, purtroppo sì, è l'unico modo, è o usare la DeFi, che forse è ancora più rischioso su certe piattaforme che metterli su exchange, oppure metterli su exchange, ahimè. Il mio problema con i futures, sono un gambler, eccolo, quindi i miei profitti sono sinusoidali, da buon ingegnere, esatto. Grazie a te sto mettendo da parte tot al giorno con la dicitura intoccabili per differenziare. Ringrazio la tua saggia tranquillità. Per chi non sapesse cosa significa sinusoidali, in sostanza significa che hanno questo andamento, i suoi profitti. Quindi in sostanza il profitto netto è zero. Ed è cosa buona e giusta mettere da parte un po', lottizzare il capitale, per ridurre appunto le potenziali oscillazioni della cosiddetta equity line, ovvero del nostro portafoglio di trading nel tempo. Ottima scelta. Ciao Luca, posso chiederti a livello di strategia come andrebbe usato ledge mode sui futures? Guarda, ledge mode, se intendi quella di Bybit, che è quella che ti permette di aprire due posizioni opposte sullo stesso prodotto, fondamentalmente tu, esempio, supponiamo adesso sei long, stai facendo un buon profitto, non vuoi chiudere la posizione long ma ti vuoi comunque coprire, ok, in parte da un eventuale ribasso, cosa fai? Puoi aprire uno short sempre sullo stesso prodotto su Bitcoin, mettere lo stop loss qua in alto ad esempio, sopra magari 20k, non lo so, e basta. Quindi in sostanza tu stai aprendo una posizione short che ti frutta in questo modo, metti magari anche un take profit parziale sul primo supporto e fondamentalmente se il mercato cala tu guadagni, perdi un po' del tuo long, del profitto del tuo long, però guadagni sullo short, e se giochi bene con i size potresti guadagnare di più della perdita del tuo profitto. Poi dipende dalla gestione delle posizioni combinate, però questo è un po' l'edging sui futures. Mi sono finalmente abbonato, Luca, grande, grazie mille. Potresti spiegarmi perché guardi Ether in BTC piuttosto che in USD? Grazie. Te lo spiego subito, perché innanzitutto, vabbè, la posizione l'ho aperta con i BTC e quindi guardo quello. E in seconda battuta io tendo spesso a guardare le altcoin in BTC perché... così facendo tolgo dal loro grafico l'andamento di Bitcoin. Ti faccio un esempio. Guarda, dunque, cosa potremmo... FTT, che è una coin che tra l'altro io holdo, quindi sono dovrei essere anche di parte. Però ti dico, guarda il grafico FTT dollaro. Com'è? È un grafico spaziale, è il grafico perfetto, no? Quindi idealmente è un investimento pazzesco perché è una retta di 45 gradi, organico, con qualche storno, lateralizzazione, il valore perennemente crescente. Però, e qui dici, caspita, bellissimo, investire subito. Però se tu guardi FTT BTC, il grafico non è per niente bello, soprattutto adesso che sta facendo un downtrend notevole. Quindi, ritornando a noi, la differenza è questa. L'investimento punta di più magari a guardare il grafico in USD perché è un investimento. Parli del tuo portafoglio, è il portafoglio comunque che vuoi o non vuoi lo devi valutare in valuta fiat, quindi in USD o in euro, e ovviamente ti interessa che l'andamento sia positivo negli anni, non nel breve, non è speculazione, è investimento. Al contrario, nella speculazione dove vai ad aprire dei trade, ti interessa scremare Bitcoin, perché se Bitcoin va meglio dell'altcoin, io rimango in Bitcoin, chi me lo fa fare di aprire una posizione sull'altcoin? E quindi io guardo sempre, parto da Bitcoin come base e guardo i grafici altcoin Bitcoin per andare a vedere quelli che performano meglio di BTC e apro le posizioni lì. Questo è il motivo semplice. Il motivo un po' più complesso è che appunto
neanche troppo complesso, il grafico al coin Bitcoin sconta, cioè tira via il prezzo, l'andamento di Bitcoin dollaro, quindi non ti fa sembrare che una coin sta andando bene solo perché in realtà Bitcoin sta pompando, ma in verità se tu stessi investendo su Bitcoin o speculando su Bitcoin guadagneresti molto di più, questa è la differenza. Luca, una domanda per neofiti: quale potrebbe essere una piattaforma in italiano per iniziare a fare trading? Guarda, indubbiamente io ti dico The Rock Trading, perché in Italia secondo me è la realtà, cioè personalmente è la realtà che preferisco. Hanno fee basse, hanno la possibilità di acquistare un po' di coin, non tante ma sufficienti, spread discretamente bassi, pochi costi di prelievo da bonifico, il support in italiano, tutte le carte in regola, quindi io ti direi tranquillamente di utilizzarli. E poi soprattutto non hai tutto lo sbattimento del quadro RV, di menate varie di bonifici all'estero, eccetera. Allora, dove siamo? Ciao Luca, mi sono abbonato con Twitch Prime, da ora in poi lo farò ogni mese. Grazie mille per il tuo lavoro, mi fa un piacere immenso e grazie a te, davvero. Ciao Luke, sempre presente. Su BlockFi, trasformando BTC in stable, oltre 1% di commissioni spread. Sì, sconsigliabile. Conviene spostarli tipo su Binance senza trasformarli? Guarda, se vuoi cambiarli, ti direi di sì, perché comunque il prelievo è gratuito e su Binance paghi lo 0,75% con BNB di commissioni. E se usi il mio referral link, tada, shilling time, col mio referral link su Binance avete lo sconto del 20%. Per sempre, non so, spero che l'abbiate già usato perché è una bomba, 20% di sconto sulle fee per sempre, quindi pazzesco. Allora, ciao Luca, mi sono un po' studiato di FO Hub, è un progetto che promette bene, se mantiene quello che promette è davvero figo, lo conosci? Purtroppo no, non lo conosco affatto. Ciao Luke, qualche novità sui giochi in blockchain? Guarda, me li volevo studiare in questi giorni, ma alla fine non ho ancora avuto tempo per approfondirli. Pensavo che lavorando soltanto sulle cripto avrei potuto fare qualsiasi cosa, ma in realtà non è affatto così, perché adesso sto lavorando molto sulla community, in particolare su Discord, che a tal proposito vediamo se ve lo posso shillare qua direttamente. Tac, vediamo se si vede. No, aspettate, speriamo che non crashi tutto, dimmi che non crasha tutto. Volevo farvi vedere Discord, tatac, eccolo, guardatelo, il nostro bellissimo Discord, ne vado orgogliosissimo. E è una chat room dove, insomma, noi discutiamo, chiacchieriamo, diciamo cavolate, scherziamo, ma anche cose serie. C'è il canale dedicato alle analisi dove ognuno condivide le sue analisi, ogni canale dedicato a un argomento specifico, exchange, wallet, carte, materiale didattico dove trovate un drive con dentro un sacco di libri da leggere, di trading e non, insomma, sull'argomento, di tutto e di più, richieste di aiuto dove se avete qualche problema potete chiedere alla community, che ne so, non riesco a loggarmi su BlockFi, e noi ti avremmo risposto, guarda cos'è successo, c'è un problema su AWS. Quindi ragazzi, trovate il link sotto qua alla schermata di Twitch, perché ce lo dovrei avere messo, e quindi andate a unirvi, insomma, al nostro canale Discord, ne vale veramente veramente la pena. Continuiamo. Allora, Luca, ci puoi parlare un po' del drawdown nel trading algoritmico? Anche in un video, non per forza qui. Guarda, il drawdown nel trading algoritmico è il parametro più importante in assoluto, per quanto mi riguarda. Magari ne parleremo. Che dire, cosa si può dire in poche parole? Va minimizzato. Bisogna trovare il trade-off tra drawdown limitato e profitto alto, ovviamente. Va minimizzato il drawdown prima ancora però che pompare il profitto, perché altrimenti c'è il rischio di avere troppa variabilità nelle posizioni stesse. Drawdown basso, profitto alto e un sufficiente numero di campioni di trade eseguiti per dire funziona o non funziona, perché ovviamente se apri 5 posizioni, niente. Luca Sali, c'è il messaggio su FOM, me lo vado a leggere. Allora, vediamo dov'è, l'hai evidenziato, dov'è FOM. Ma riesci a farmi copia e incolla per piacere, che così non, altrimenti perdo tre quarti d'ora qui a scorrere la chat e non lo trovo mai più. Dai, fammi un copia e incolla per piacere. Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua.
Eccoci qua, ok. Considera che i Ledger X ha anche la batteria. Nel caso in cui tu facessi trade a dispositivi mobile, potrebbe essere utile. Esatto, dipende un po' da quello. Io come te holdo solo due token e utilizzo molto il PC. Quindi ho acquistato il Ledger Nano S, arrivato oggi fresco fresco, ottimo. Ringrazio Luca per la terza volta stasera per averci scillato la promo. Guarda, è un'ottima promo anche secondo me. Eccolo qua, FOAM. Praticamente ci sono dei beacon sparsi per il mondo che sono attivi mettendoci dei FOAM. Si chiamano Anchor. Ok, simile un po' a Stellar questo. A quel punto, se ci sono quattro Anchor vicine, si sincronizzano. No, non c'entra niente con Stellar. Si sincronizzano e si installa la zona. Se un cliente vuole usare FOAM per avere la verifica del fatto che un utente è davvero lì, quando l'utente entra nella zona, invia un presence check al contract, paga e riceve la validazione della rete di FOAM. E questo in sostanza è privacy friendly anche, oppure no? Non saprei, ma perché no? Sì, perché in teoria non c'è, non sanno esattamente chi sei, quindi potrebbe essere interessante per quel motivo lì, ma me lo studierò, dai, ma incuriosito. BDAO, cambiato idea o non ti ispira ancora? No, non ho cambiato idea, mi dispiace. Qualcuno chiedeva la carta crypto.com quando vi è arrivata, da quando l'avete ordinata. Allora, io l'ho ordinata, cioè ho ordinato l'upgrade un mesetto fa e mi avevano detto che ci vorrebbero un paio di mesi. Quindi secondo me arriverà, insomma, tra un mesetto. Tra l'altro mi sta arrivando la Binance Card fisica, non vedo l'ora. E, insomma, appena arriva la unboxiamo insieme, promesso. Magari live anche. Ragazzi, allora, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Che promo su Nano S, quella che vedi scillata tipo ogni due messaggi, c'è il bot che la scilla e c'è il 40% di sconto per il Black Friday su tutti i Ledger. Ragazzi, vi saluto perché abbiamo toccato il checkpoint di un'ora. Vi ringrazio davvero di cuore di esserci stati anche stasera nonostante la Champions League. Mi dispiace per coloro che seguono il calcio e non sono riusciti ad esserci o hanno dovuto scegliere per forza, ma io ho fatto apposta il sondaggio su Telegram e avete deciso voi che l'avremmo tenuto a quest'ora. In ogni caso adesso lo pubblico sul tubazzo così chiunque si può vedere il live e in ogni caso, come sempre, noi ci vediamo di nuovo live questo venerdì per il Brown Friday o lo Shit Friday, quindi non perdetevelo per nessun motivo. Grazie che mi hai condiviso FOAM anche su Discord. Di nuovo un caro saluto e alla prossima. Domani Bitpanda, carichi che arriva il video su Bitpanda.